Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ormai unboxing specialissimo di questo nuovo gimbal, ovvero il DJI Ronin SC. Finalmente l'ho preso anch'io, mi serviva un gimbal e vi spiegherò anche perché. Questo qui tra l'altro è il gimbal più economico credo della casa DJI per camere, perché c'è anche la serie S senza SC, che è leggermente più grande e può supportare più peso. Questo qui può supportare, leggendo il manuale, all'incirca fino a 2 kg, che comunque è tanto, perché io ci metterei sopra la mia Sony Alpha 7, che non credo superi neanche 1 kg. Appunto, è uno degli ultimi gimbal della casa DJI e anche uno dei più economici. Infatti si trova su Amazon in questo periodo a circa 250 euro, che è veramente pochissimo. E oppure c'è la versione combo, che ha all'interno anche il follow focus per fare il fuoco manuale, però io, usando sempre per fare delle cose veloci il fuoco automatico, non mi serve più di tanto. Questo qui andrà a sostituire la mia piccolissima Steadicam, questo che è una Glidecam della Neewer pagata tipo 50 euro, che ha fatto il suo lavoro per qualche annetto, ma è superata anche perché è ingombrante, non so mai dove metterla, poi per bilanciarla ci vogliono minuti e minuti, perché dovete stare lì precisi. Questo qui invece è molto più trasportabile, appunto lo voglio usare in quei momenti in cui devo fare delle cose molto veloci con poca attrezzatura, appunto, che mi posso portare in uno zaino, dove appunto non mi posso portare neanche cavalletti o altre cose. E con questo qui spero di poter fare dei video molto molto carini. Avendo visto qualche video, so che funziona bene. Io direi di non andare oltre nelle spiegazioni, tanto lo faremo insieme adesso, lo scopriremo l'interno della confezione. Questo video sarà diviso tipo in 3 parti: unboxing, recensione e poi ci saranno vari test video, quindi oggi faremo soltanto l'unboxing. Come vedete arriva in questa scatola, che in realtà è una specie anche di valigetta, infatti ha il manico superiore, che è tipo di polistirolo molto molto spesso. Non so neanche da dove aprirlo sinceramente. Da dove si apre? Vabbè, diciamo che rompo questo sigillo di... E infatti mi serve proprio da qui, che questo sigillo di carta non lo volevo rompere perché mi piaceva, però vabbè. Quindi qui troviamo la scritta appunto Ronin SC e vediamo cosa si cela al suo interno. Quindi apriamo, ci sono tipo 2 levette qui davanti. Wow, che bello signori, che bello, solo la confezione è molto bella. Allora abbiamo qui manuali, immagino, dei piccoli manuali. E qui abbiamo il vero e proprio gimbal, signori. Però andiamo a vedere prima le parti meno importanti, ovvero qui vedo già questo qui che è il supporto per il telefono, perché con il telefono si possono fare molte cose che poi vi farò vedere. Questo qui appunto sia per montarlo al lato oppure sopra la fotocamera che metterete appunto sul gimbal. Molto bello, si può usare anche da solo perché ha una semplicissima... un semplicissimo aggancio hot shoe con la vite anche per i cavalletti. Questo qui si può usare anche come normale porta telefono, però di molta molta qualità, quindi ottimo. Poi qui in alto troviamo delle brugole con le viti per il montaggio della camera. Sono le classiche viti, quelle dei cavalletti, ce ne sono 3. Bene, poi troviamo qui questo che è praticamente l'aggancio per l'obiettivo, quindi se avete un obiettivo molto pesante, questo qui dovrebbe andare sotto all'obiettivo per tenerlo meglio rispetto alla macchina. Ok. Poi qui abbiamo, vedo, un adattatore USB-C, credo a micro USB, perché naturalmente varia da telefono a telefono e anche per i caricabatterie. Questo è il cavo di ricarica USB, USB-C, oh, non mi ricordo se questa è quella USB-C, vabbè, quella degli ultimi, l'ultima USB degli ultimi modelli anche di iPhone. Qui appunto troviamo invece i cavi di collegamento per le videocamere. Qui infatti leggo to Sony e qui USB-C to camera. Poi andremo a vederlo meglio. Poi troviamo la piastra appunto per la videocamera, è molto molto fina, come vedete è graduata,
e c'è anche qui una specie di memoria per ricordarsi se per caso dovete togliere la macchina per qualsiasi motivo dove metterla senza riandare a fare il bilanciamento. Molto comoda questa cosa. Qui troviamo poi, non mi sto facendo vedere più niente, qui troviamo il mini, ah qui c'è anche un'altra cosa. Questa qui è un'altra piastra, credo per alzare la camera se l'obiettivo è troppo alto rispetto alla camera. Questo qui serve per metterla sotto la camera per alzarla un po' dal piano, credo, d'aver visto così. Poi vedremo tutti insieme in un prossimo video. Poi qui appunto troviamo, per concludere, il mini treppiede che serve appunto per posizionarlo a terra per fare la calibrazione, ma può essere anche richiuso e usato come prolungamento del grip. Infatti vedete, ha la stessa gomma del grip, che è questo qui, andiamola a prendere a questo punto, infatti così ve lo faccio vedere. Il grip che ha la batteria anche del Ronin appunto. Questo qui va appunto, si può inserire sotto il manico in questo modo. E poi sopra, con questi contatti qui, ci va attaccato lo stabilizzatore, che adesso a questo punto andrei a prendere. Ed eccolo qui. È molto leggero, penso fosse più pesante. Peserà 300-400 grammi circa. Rispetto al modello S, che è il modello tra virgolette superiore, anche se è più vecchio di questo, ha il blocco dei tre assi, quindi in questo caso c'è il lucchetto chiuso. Andiamolo ad aprire, così. Poi andiamo ad aprire, questo credo vada prima staccato da qualche parte, esatto. Quindi tutti i tre bracci, in questo caso, togliendo anche questi blocchi qui, si possono muovere liberamente. Adesso non so che verso, eccolo qui. E in questo caso questo è lo stabilizzatore, che va attaccato sul manico. Cerco di fare le cose molto delicatamente, perché sinceramente non voglio distruggerlo subito, quindi faccio così, tac, ha fatto un click e adesso è montato bene. Adesso non so come farvelo vedere, perché poi ci sarà un video a parte dove vi farò vedere bene il tutto. È molto bello, ragazzi, molto professionale, devo dire. E niente, questo è stato il piccolo video unboxing. Ora vado un attimo a capire bene come settarlo. Lo provo un po', farò alcuni video, alcuni test, quindi questo video lo vedrete magari due settimane prima degli altri video. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video, che sarà appunto il test di questo fantastico gimbal. Alla prossima. Ciao ciao!